Per le imprese rurali della Sardegna è previsto un contributo a fondo perduto fino al 50% e del 70% se i richiedenti sono giovani che si siano insediati in agricoltura da non più di 5 anni con la pubblicazione del bando. Da 1 miliardo e 200 milioni del Ministero delle Politiche Agricole per l'ottenimento dei benefici previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il Parco Agrisolare. Altri 300 milioni riguardano le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli che intendano realizzare impianti fotovoltaici sopra i tetti delle proprie strutture aziendali. Buona parte di questi fondi interessano le imprese del Mezzogiorno. Anche l'agricoltura quindi può contribuire a questo obiettivo e siamo ben lieti. Naturalmente, diciamo, ci sono dei limiti. Un limite molto forte è dato dal fatto che l'Unione Europea, anche se noi abbiamo sollecitato fortemente il Ministero perché esercitasse la pressione dovuta verso l'Unione Europea, non si può andare oltre l'autoconsumo. Mentre noi stiamo sostenendo da anni la necessità che anche l'agricoltura produca energia nell'ambito del concetto, diciamo, di multifunzionalità, cioè produrre, come l'agriturismo, ecco per intenderci, reddito integrativo attraverso la produzione di energia, senza lasciare questo spazio immenso agli speculatori che in Sardegna vorrebbero investire dappertutto, in terra, in mare, eolico, fotovoltaico, consumando suolo e quanto altro.